Andrei, camminategli! Il punto dell'uomo morto. È stato il posto più frequentato dai suicidi negli ultimi 100 anni. Sì, lo so. Una volta ho impedito a un detenuto disperato di buttarsi sugli scogli di sotto. Ho trovato l'ingresso a una caverna, ci ho portato un po' di sforzo negli ultimi anni. È come una casa lontano da casa.
Il sangue della mia famiglia scorreva nel cuore di Gotham. Eravamo medici, politici e insegnanti. In pratica, ripulivamo lo schifo dalla città. L'abbiamo servita e l'abbiamo protetta. Eppure, ha deciso di colpirci. Acceso. Stava facendo esperimenti sui pazienti. La nuova sostanza chimica non assomiglia molto al Venom originale. Alcune modifiche amplificherebbero la forza della sostanza. I riferimenti alla formula del Titan sono diversi. Ne basta una piccola quantità per scatenare una trasformazione simile a quella del Venom. Questo eliminerebbe i serbatoi di stoccaggio che richiede Bane. Aspetta, gli appunti non sono completi, manca la formula. Deve essere questo il segreto che la dottoressa Young sta nascondendo. Se Joker riesce a metterci le mani sopra, riuscirà a creare un esercito di Bane. Mio Dio, Joker è abbastanza pazzo per farlo. Che domande faccio? Devi fermarlo. Vado a cercare la dottoressa. Era diretta verso la residenza con Cash. Cercherò di risalire attraverso il sistema fognario. Per entrare, userò il bat-artiglio.
Scusa, boss, ci è voluto più del previsto a trovarlo. Oh, mi spiace. Cercherò di essere più preciso la prossima volta che decido di invadere un'isola. Non volevo. Posso accettare le critiche, voglio dire, non sono perfetto. Adesso che ci penso, sono abbastanza vicino alla perfezione. Dov'è rimasto? Oh, sì, critiche da un verme come te. Uno che striscia in giro libero solo perché io gli ho aperto la cella? È una cosa che non posso tollerare. Scusa, boss, non dicevo sul serio, ti prego. Ma Joker! Hai da dire qualcosa sulla mia generosità? Credo di no. Grazie. Figurati. Consideriamo chiusa la faccenda. Ti ho mai raccontato quella del tipo che è tornato a casa e ha trovato la moglie paraplegica? Chiamata per tutte le auto! Troppo Batman! Sei il grado ci sei? No! Perché dobbiamo essere qui? Testa pelle! Solo il 10% delle mie sfide? Sei pronto ad arrenderti? Facile! Persino un cieco sarebbe arrivato a inciampare su quello. Young. Secondo i suoi movimenti bancari ha ricevuto diversi pagamenti a partire da aprile fino a 2 mesi fa. Poi più niente. I pagamenti arrivavano da una società di proprietà di un certo Jack White. È uno dei vecchi pseudonimi di Joker. E così Joker paga la dottoressa Young per crearsi un esercito e poi tutto a un tratto smette. Non ha senso.
I pagamenti sul conto della dottoressa non sono stati sospesi, ma respinti. La dottoressa ha messo un blocco sul suo conto. A quanto pare ha cambiato idea. Ha cercato di bloccare i pagamenti. E Joker non gradisce che i suoi soci facciano parte dietro. Così ha deciso di tornare ad Arkham a cercare la formula per mettere insieme il suo esercito da solo. Esatto. Sono entrata nella sua mail. Ci sono un paio di messaggi interessanti. La prima è una lettera di dimissioni datata la settimana scorsa. Evidentemente pensava di andarsene. E la seconda? È un messaggio di Joker, cioè Jack White. La storia è lunga. Lei lo implora di sospendere l'esperimento. Dice che è troppo pericoloso. Lui non ascolta. È un messaggio di Joker, cioè Jack White. La storia è lunga. Lei lo implora di sospendere l'esperimento. Dice che è troppo pericoloso. Lui non... Ascolta, vediamo, minaccia la sua famiglia, fa un paio di battutine scadenti. Ah, c'è una foto di un bambino morto e una minaccia. Continua. Dice, sto venendo da te, voglio ciò per cui ho pagato. E poi un'altra battutina con riferimento alle sedie a rotelle, carina. E il disegno di una specie di asino. Non mi meraviglia che si sia... Sto per arrivare in superficie, la troverò.
nastro della seconda sessione con il paziente. Nome del paziente Waylon Jones, alias Killer Croc. Allora, adesso cerchi di ragionare con me. Vuoi sapere perché ho fatto? Hai una cura per me? Puoi farmi diventare normale? Normale? Non è l'aggettivo più adatto. Nessuno è veramente normale. Non trova? Fin qui ci arrivo. Sta a sentire, bella. Che ne dici di lasciarmi andare? Così non ti mangio. Lei non mangia gli uomini. È solo una leggenda urbana. Tu pensi? Oh, continua a crederci.